Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Leonardo Andreini e anch'io ascolto direttamente da Firenze tutti i giorni Radio Inizia il campionato. Un saluto. Se fai podcasting o ami il podcast che stai ascoltando, ti invito al Festival del Podcasting 2019, il 12 ottobre a Milano. Una giornata di incontro tra podcaster indipendenti, editori, piattaforme e appassionati di podcasting. Biglietti e informazioni su festivaldelpodcasting.it. Gentili radioascoltatori, all'inizio del campionato, buon giorno, sono le ore 10. Noi oggi è una lunga, lunghissima giornata, lunga maratona di calcio mercato. Io voglio iniziare velocemente ringraziando i colleghi di Calciomercato Report, a partire dal direttore Attilio Malena. Perché Attilio Malena ci ha dato l'opportunità di fare di questa collaborazione quest'estate e fino a questa sera alle 22:20, perché noi andremo oltre, andremo a fare considerazioni a fine mercato. Allora, vi do una notizia che poi anche tramite il blog, il sito calciomercato report.altervista.org c'è Live Hotel Sheraton, dove possiamo seguire insieme, seguite tutte le ultime ore di mercato. Lo farete anche se ora inizia il campionato, perché è davvero bello, è davvero importante. Allora, colpi in extremis, Rebic e Tyson Mina, Mkhitaryan alla Roma, allora, in bilico Icardi, in futuro in bilico di Icardi, in culo, c'è stata l'ufficialità, abbiamo visto dalle foto l'ufficialità. C'è anche Kalinic alla Roma, l'ufficialità di Llorente è arrivata poco fa. Noi a breve saremo in collegamento con il primo componente di quest'ultimo giorno di mercato. Innanzitutto, prima di dargli la parola, lo faremo con Simone Aiello. Ma io ringrazio la squadra. Voglio iniziare già oggi a ringraziare la nostra squadra mercato, che in tutte le dirette, in tutte le trasmissioni ci hanno fatto compagnia. Io li cito uno a uno. Partiamo dal direttore di calcio mercato report Attilio Malena, poi Filippo Ferrante, Francesco Quattrone, Simone Aiello, Simone Cataldo. Ci hanno, se anche Francesco Rossi, ci hanno aiutato, ci hanno accompagnato in questi mesi, 3 mesi di mercato. Il mercato sempre in bilico, sempre importante, il calcio mercato. Allora, avremo quasi il collegamento con Simone Aiello, ma vi ricorderemo che da quello che ci arrivano le iscrizioni dovrebbe atterrare verso le 11 meno 10. Mkhitaryan a Roma. Noi poi interromperemo il collega Simone Aiello quando dovremmo già essere in grado di riuscirci a collegare con
con l'aeroporto. Poi ricordo il basket italiano, l'Italia che ha vinto la prima del campionato nel mondiale. Adesso Italia 30, Angola 15. Questo è al mondiale di basket. Ogni tanto avremo anche delle nostre degli aggiornamenti. Degli aggiornamenti. Intanto riusciamo ad collegarci con Simone Aiello. Siamo qui, rimanete con noi. Se fai podcasting o ami il podcast che stai ascoltando, ti invito al Festival del Podcasting 2019 il 12 ottobre a Milano. Una giornata di incontro fra podcaster indipendenti, editori, piattaforme e appassionati di podcasting. Biglietti e informazioni su festivaldelpodcasting.it. Se fai il podcasting o ami il podcast che stai ascoltando, ti invito al Festival del Podcasting 2019 il 12 ottobre a Milano. Una giornata di incontro tra podcaster indipendenti, editori, piattaforme e appassionati di podcasting. Biglietti e informazioni su festivaldelpodcasting.it. Se fai podcasting o ami il podcast che stai ascoltando, ti invito al Festival del Podcasting 2019, il 12 ottobre a Milano. Una giornata di incontro tra podcaster indipendenti, editori, piattaforme e appassionati di podcasting. Biglietti e informazioni su festivaldelpodcasting.it. Ci stiamo mettendo in contatto con Simone Aiello di Calcio Mercato Report. Allora, innanzitutto, allora, vediamo se ci sono altre novità importanti dal Hotel Chéron. Niente, non c'è niente. Allora, intanto si parla di novità grosse, novità importanti per il momento. Dobbiamo fare un nostro cavallo battaglia, perché il mercato è sempre il mercato. Abbiamo per quest'ultimo colpo, queste ultime orette di calcio mercato, avremo una nostra innovativa informazione. Allora, intanto ci metteremo anche a breve in contatto con Simone Aiello, ma a breve avremo condivideremo il nostro con i colleghi di Calcio Mercato Report, il sito dove poter seguire l'ultima giornata. Allora, c'è un qualcosa di importante. Allora, è un ci sono notizie di mercato dell'ultimo minuto. Ci sono notizie sul che è sfumato Rafinha, la Fiorentina è vicino a un altro e a un estremo giocatore. Intanto con il nostri tweet, con i tweet abbiamo tanti. Come ha scritto su Twitter anche Attilio Maleni, il bravo direttore sportivo Hail Guizzo, il coniglio dal cilindro quando meno te lo aspetti, in una sessione ricca di insidie. Petrarchi ha saputo rinforzare la Roma. Mkhitaryan è la ciliegina sulla torta. Mkhitaryan è la ciliegina sulla torta, come dice anche Attilio Malena, il direttore di Calcio Mercato Report. Allora, noi tutto quello che ci appare nel nostro, ne abbiamo, allora, abbiamo tante notizie che ci arrivano nel frattempo. Proprio questo voglio ricordarvi, che è difficile lavorare con tanto mercato. Purtroppo ieri sono stati
partite non molto semplice per l'Inter, che Cagliari stava pareggiando, aveva segnato con Lukaku, poi Joao Pedro aveva pareggiato e poi con Lukaku che aveva segnato il gol del 2-1 su calcio di rigore. E intanto quello che ci può arrivare proprio sulle nostre novità, per quanto ci riguarda, sono novità belle pesantissime per il mercato, perché mercato fatto così interessante. Allora abbiamo il nostro, allora seguite, siamo a breve, avremo anche tutte le si potete seguire su Facebook, Facebook inizia il campionato, e anche alla mia pagina Facebook Daniele De Conno. Poi potete seguirci su Twitter e su Instagram a Chiocciola Campionato TV, e anche alla mia pagina, anche al mio profilo Twitter Chiocciola Daniele De Conno, Daniele, potete seguirmi. Allora ci sono tante parti in uscita, perché c'è tanto da dire, tanto da regalare. Siamo per avere qualche altro sviluppo di mercato. Allora oggi vediamo, ci sono novità per quanto riguarda il mercato. Allora, tutto confermato a sempre per il, allora, questo è l'aggiornamento velocissimo di Attilio Malena. Siamo sempre sul pezzo. Attilio Malena, il direttore di Calciomercato Report. Bravo, brevissimo. A breve vi daremo tutte le notizie. Allora, tutto confermato. Inter ha sempre preferito per Icardi soluzione estera. Il Paris Saint-Germain fa sul serio e punta su Maurito. Presto con diritto di riscatto. Fiducia crescente. Ecco, poi... se riusciremo anche ad avere ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda Maurizio Icardi, anche se dovesse essere di pomeriggio, avremo anche una breve, brevissima diretta, avremo una diretta nel pomeriggio, due dirette oggi pomeriggio, ma se dovesse essere arrivata la conferma di Mauro Icardi al Paris Saint Germain, quando sta per arrivare, noi ve la daremo e faremo un nostro breve collegamento per le ultime novità. Intanto secondo quarto, 1:02, Italia 39, Angola 21, mondiale di basket, basket praticamente. E allora Maurito, tutto con fermato praticamente per Maurito e Icardi hanno sempre preferito il Paris Saint-Germain, quindi importante novità che c'è per il mercato praticamente. Allora avremo anche le ultime notizie oggi. Riusciremo anche a regalarvi qualcosa, anche se riusciamo, dall'hotel Sheraton, una chiacchierata con l'hotel Sheraton. Allora, eccole, allora, ci sono colpi importanti. Intanto, eccole qui, allora, le notizie con tutto quello che c'è da sapere. Ecco la soluzione di Icardi, che potrebbe andare a viaggio verso il PSG, lo ricordiamo ancora una volta. Allora, possiamo anche fare, se riusciremo ad avere anche il nostro amico che ci fa competere tutta l'estate, collega Simone Aiello,
praticamente se riusciremo ad avere praticamente se riusciremo ad avere vediamo in questo momento si parla di tante novità di mercato. Si parla di tante novità di mercato. Allora, quello che ci sta arrivando è un po' in tutto in addirittura di arrivo, in addirittura arrivo. Rebic sta facendo le visite mediche in questo ultimo giorno di di mercato. Allora, fine primo tempo tra Italia e Angola, Italia 44, Angola 21, mondiali di basket, proprio i mondiali di basket. Allora, vediamo se ci sono altre grosse novità. Per il momento novità non ne arrivano per il momento, ma potrebbe anche arrivare un'altra notiziola a breve. Siamo proprio con le ultime. Allora stiamo seguendo Rebic per il momento. Poi abbiamo anche una partita importante per il momento. E allora dobbiamo anche andare velocemente per tutto per il momento. Allora, se noi siamo sempre a monitorare i social network, perché sono quelli più importanti, i social network, perché non altre notiziole di mercato non ci arrivano, però ci arrivano anche. Allora, ecco quello che succederà adesso. Siamo quasi in addirittura, non c'è ancora nessun'altra novità per il per il mercato per il momento. Però allora io voglio darvi darvele tutte più o meno le notizie che riusciamo a raccogliere. Allora, eccoci qui intanto, eccoci qui. Allora, vediamo le ultime indiscrezioni che arrivano proprio dall'hotel. 10:15, eccola. A poco fa la gente di Rigoni in viaggio verso Genova, quindi l'ultima novità che ci perviene, la gente di Rigoni viaggia verso Genova. Allora, viaggia verso Genova, e allora riusciremo anche a capire quali sono le ultime novità. Ecco, allora, la gente di Rigoni viaggia verso Genova, stanno tutti viaggiando per capire quelle che possono anche essere le considerazioni più importanti. Grande colpo, lo ripetiamo, lo mettiamo in finestrella, di Gianluca Petrarchi, che ha preso Mkhitaryan alle 11:05, arriverà a Fiumicino alle 11:05, riusciremo ad avere il suo arrivo, almeno per quanto riguarda voi non lo vedete, ve lo condivideremo sui social network, però sempre qualcosa di interessante. Allora, siamo come
al solito ci siamo, ormai è la Serie A, il mercato sta andando verso la fine. Vediamo quelli che sono le ultimissime le ultimissime novità. Allora intanto ricordiamo, è ufficiale alle 9:42, Llorente ufficiale, ha firmato il contratto con il Napoli. Si era parlato di Llorente, anche di Fioren, si era parlato anche di altre squadre, di Llorente si era proprio parlato con lui. Allora proviamo a sentire se c'è anche, se c'è il collega Simone Aiello, perché oggi è una giornata particolare e una giornata particolare per tutti quanti. Allora abbiamo nel ultimo momento, negli ultimi minuti, le ultime abbiamo gli ultimi di mercato. Vediamo quando eccole qui. Allora intanto vediamo allora l'ultima notizia. Allora Icardi, come abbiamo già detto, va verso il Paris Saint-Germain, lo ha confermato anche Attilio Malena. Allora sì, eccoci qui. Allora ecco, tra 10 minuti tra 10 minuti abbiamo anche Simone. Allora, siamo già tutti quanti in secco. Allora, vediamo come vanno queste cose. Allora, nel frattempo, se riusciamo a beccare qualche tweet, siamo sui social, stiamo un pochino andando in avanti. Allora, su Instagram, perché Instagram è un social seguito moltissimo dalla gente. Allora si è parlato molto su Instagram. Allora, nel frattempo noi riusciremo ad avere le ultime le ultime novità per il momento. Abbiamo in sono le 10:21 minuti per quanto riguarda il mercato, praticamente, perché la prima nostra prima oretta in insieme. Vedremo cosa succede adesso. In questo momento abbiamo per i nostri social network tutto quanto, praticamente. Vedremo vedremo come avremo allora chiedo scusa se è ancora l'ultima conferma. Allora stiamo seguendo tutto per quanto riguarda il mercato. Vediamo adesso le ultime ore di allora vediamo allora. Allora, il calcio
Cato. Allora, proprio sui vari social, come va a finire? Allora, intanto sui vari social abbiamo le ultime di Mercato sui vari social. Allora, nel frattempo, allora vediamo se riusciremo a vedere come, ma allora nel allora abbiamo un abbiamo qualcosa di eccolo qui. Allora, Kalinic, vabbè, Kalinic si vede che ieri è arrivato ieri a Fiumicino praticamente. Vediamo come vanno tutti i risvolti per il momento, tutte le foto che ha fatto all'arrivo a Fiumicino. È una svolta importante. Allora, vi diamo un'ultima indiscrezione. Spezia e Crotone non male una presa per Falcinelli. Secondo andrò raccolta le azioni di Calciomercato Report insieme. Abbiamo fatto un lavoro importante. Diego Falcinelli, attaccante uscita dal Bologna, in uscita dal club Felsineo. Hanno intensificato il contatto con il Crotone, squadra dove è già militato nel 2017 lo Spezia, che è ancora alla ricerca di una prima punta di categoria. Eccole le ultimissime dal mondo proprio del mercato con i colleghi di Calciomercato Report. Allora, la Juventus per dire ha fatto molto mercato a breve. Allora, vi potremo anche aggiornare sugli acquisti cessioni a queste cessioni è la nostra serie A, eccolo tutto il tabellone in. Allora, voglio partire dalla Juventus, campione d'Italia, chi ha acquistato e chi ha ceduto. Ha acquistato Nilo dal City, De Ligt dall'Ajax, Buffon ha preso, ha svincolato al Paris Saint-Germain, Rabiot dal Paris Saint-Germain, Luca Pellegrini dalla Roma, Ramsey dall'Arsenal, Demiral dal Sassuolo, Romero dal Genoa e Traoré da l'Empoli. Cessione ha ceduto Pellegrini al Cagliari, poi Ken all'Everton, Cancelo al Manchester City, Spinazzola alla Roma e Rogero al Sassuolo. C'è anche tutto quello che sta accadendo in questo momento. Allora, è un qualcosa di importante, lo voglio ammettere, perché ci sta di tutto e di più, però bisogna anche capire come le varie come le varie squadre praticamente vedremo come vanno le varie opportunità. Allora, intanto siamo anzi, intanto ecco, oggi allora mi scuso per il momento se a volte si balbetta, ma si sta controllando il cellulare per le ultime indiscrezioni dal
Hotel Sheraton. Allora, da quello che siamo, allora, riusciamo ad avere anche Simone Aiello di Calcio Mercato Report. Lo abbiamo proprio perché alle, alle 11, ecco, allora, diamo il, allora diamo il benvenuto a Simone Aiello di Calcio Mercato Report. Buongiorno. Abbiamo fatto prima mezz'oretta di trasmissione da soli, ma poi sei arrivato tu, Simone, come tutto confermato. Giornata davvero importante, e dobbiamo anche Simone ringraziare per tutto quest'estate anche il direttore Attilio Malena, perché ci ha dato questa grande opportunità, il direttore Attilio Malena, e con la mia web radio si sta diventando grande anche il mondo di Calcio Mercato Report. Ciao Daniele, buongiorno a tutti. Allora, sì, allora, come dicevamo, come ha twittato Attilio Malena, l'Inter vuole vendere Icardi per la pista estera. Paris Saint-Germain vogliono lo vogliono dare con prezzo, con diritto di riscatto. Sì, Icardi è davvero vicino ormai a lasciare l'Inter. Era nell'aria da mesi, la rottura era palese sia con l'ambiente che con gli stessi compagni di squadra, e ora la destinazione più probabile dell'ultimo giorno di mercato è il Paris Saint-Germain. I francesi hanno voglia di avere un nuovo attaccante in squadra, perché servirà, dato che Cavani inizia ad avere la sua bella età, e l'infortunio di Neymar e anche quello di Mbappé stanno segnalando la presenza di pochi attaccanti in rosa. Mauro Icardi quindi andrà a rinforzare il Paris Saint-Germain, molto probabilmente. Si lavora su un prestito secco o su un prestito con diritto di riscatto. Il più probabile è quello col diritto di riscatto, il che garantirebbe comunque alla squadra parigina di avere a fine anno le prestazioni dell'attaccante argentino. Il problema sta sostanzialmente nel fatto che Mauro Icardi deve rinnovare almeno per un anno il suo contratto con l'Inter, in modo tale che si possa completare l'operazione con la squadra transalpina. Però se non ci dovessero essere intoppi dell'ultimo minuto, è tutto fatto, anche perché Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, ha lasciato ieri sera la trasmissione Tiki Taka per appunto intavolare una discussione con la dirigenza dei campioni di Francia. Allora, ci fa pensare. Sì, ci arriviamo tra poco a Wanda Nara, alla procuratrice Wanda Nara, ma proprio sul vostro sito calciomercatoreport.altervista.org c'è proprio un live che come live hotel Sheraton con le ultime ore di mercato. Intanto, allora, intanto adesso se riusciamo a farvi sentire, allora chiedo scusa un secondo, poi dacci le ultime novità della serie B, perché così, perché noi abbiamo una facciamo vedere le ultimissime che arrivano da da altri colleghi di Calciomercato Report. Ecco, proprio a breve vai con la Serie B, mentre noi andiamo a prendere la diretta Facebook, faremo ascoltare la diretta Facebook di Calciomercato Report, Serie B, e poi se puoi anche un po' di Serie C. Sì, allora, per quanto riguarda la Serie B, c'è la suggestione Giuseppe Rossi negli ultimi minuti. È una suggestione davvero particolare, dato che potrebbe tornare l'ex attaccante di Manchester United in Italia. E il ragazzo potrebbe addirittura in Serie B, il che però non è ancora sicuro. Mentre è più sicuro il passaggio di Andreas Quinn, portiere del Chievo Verona, alla Sampdoria.
Allora, ti interrompo un attimo perché sta parlando, se riusciamo a sentire il direttore Attilio Malena tramite la pagina Facebook, lo sentiamo un attimo. Allora Simone, mi scuso con te, ma il direttore Attilio Malena c'è. E allora, allora, sta parlando Attilio Malena ricordando gli appuntamenti, continua Simone, scusami se ti interrompo, ma il direttore stava parlando, il direttore Attilio Malena, non so se vogliamo fargli sapere che sia anche lui in diretta radio, non so se vogliamo farglielo sapere. Sì. Allora, un'altra notizia molto molto importante, sempre della Serie B, arriva dalla Cremonese, perché la squadra lombarda è vicinissima a un acquisto davvero importante, ovvero quella di Kingsley dal Bologna. Il ragazzo giovanissimo, classe 1999, ha già debuttato in Serie A quest'anno e sembrava poter essere un pilastro della squadra di Sinisa Mihajlovic, ma evidentemente con l'arrivo di Gary Medel un posto a centrocampo si è diminuito e quindi il ragazzo avrebbe avuto meno chance. La squadra emiliana ha deciso quindi di girare in prestito secco alla Cremonese per un anno il giovane Kingsley. E l'ultimissima sempre è quella di Padolin all'Ascoli, che ormai è tutto fatto, e l'ex terzino di Cagliari e Juventus si aggregherà alla squadra bianconera e parteciperà alla Serie B dopo anni e anni passati in Serie A. Allora, ultime notizie. Sì. Allora, proprio noi quest'oggi, noi lo facciamo da un paio d'anni, il programma Calcio Mercato Night, e anche l'ultimo giorno di mercato abbiamo seguito con altri vari colleghi, anche dall'hotel l'ultimo giorno abbiamo seguito il mercato. Oggi lo facciamo con la vostra collaborazione. Però come spieghiamo a tutti come vivono i giornalisti l'ultimo giorno di mercato, perché nessuno veramente sa come cosa c'è dietro. Vogliamo anche interagire con tutti i nostri radioascoltatori, vogliamo interagire, quindi vi spieghiamo anche tramite anche il lavoro di Simone Aiello e anche il mio come va l'ultimo giorno di mercato, ma anche i giorni antecedenti all'ultimo. È molto molto dura, è molto dura perché le notizie sono tante. Tante squadre arrivano davvero all'ultimo a prepararsi, proprio come degli scolaretti a una verifica a scuola, e il che ci rende anche a noi molto difficile seguire tutte quante le trattative. Anche perché, ad esempio, faccio due esempi. Tutti pensano già che, ad esempio, Darmian sia un giocatore del Parma. Però la squadra emiliana non ha ancora ufficializzato l'arrivo, quindi noi lo stiamo aspettando. Stessa cosa per l'Atalanta, che dopo l'addio di Skretel sta aspettando quello di Chiaer dal Siviglia. Gasperini l'ha già annunciato, ma non è ancora arrivato l'ufficialità, il che rende impegnativo anche per noi andare a ritrovare tutte quante queste ufficialità in un giorno in cui ce ne saranno davvero tante. Allora, e quindi io dico sempre è importante quando ci sono le notizie. Per il momento vediamo se ci sono altre notizie intavolate sui social. Per il momento resta ancora, vediamo dal vostro sito se c'è qualche altra novità che danno anche gli altri colleghi. Allora, niente ancora, non... niente, allora io voglio fare un pochino adesso, dato che non ci sono molte notizie, far sentire un pochino il direttore Attilio Malena, poi ci sentiamo fra brevissimo Simone, così lo puoi sentire anche tu il direttore Attilio Malena sulla pagina Facebook. Ok. Attilio Malena, direttore di Calciomercato Report. Mentre Mattias Silvestre si avvicina all'accordo con l'Ascoli, dopo che era stato sondato anche dal Crotone,
e dopo per cui ci sono stati contatti anche con il Perugia. Rispondiamo invece alle domande che ci arrivano da casa prima di chiudere e dare un appuntamento live subito dopo l'ora di pranzo con un nuovo appuntamento con tutte le notizie di giornata. Luigi D'Alessandro ci chiede: buongiorno, mercato ufficiale del Benevento, buongiorno anche a te Luigi. Il Benevento in questo momento sta valutando se intervenire o meno sul fronte centrocampo, con valutazione intorno alle condizioni fisiche di Del Pinto, alle condizioni fisiche di Schiattarella, ma ti aggiorneremo nel corso della giornata e ti invito a seguirci anche sul live 24 ore su 24, ricordiamolo, su calciomercatoreport.it, raggiungibile e dalla pagina Facebook e da Twitter e anche da Instagram. Francesco Celaldi ci chiede di Jefferson: frenata sul fronte Gondò dopo il tesseramento con la Salernitana, sembrava una trattativa battezzata ma in realtà non è chiusa. Per Jefferson c'è una trattativa in corso, ma restano da capire le condizioni economiche di questo eventuale affare, ma il Catanzaro adesso è su Jefferson rispetto alla soluzione Gondò. Rispondiamo invece alla soluzione, alla domanda di Cristian Greco che ci chiede del mercato della Juventus. Abbiamo raccontato prima dell'asse col Barcellona che porta al nome di Ivan Rakitic, no della Juventus allo scambio alla pari con Berardeschi, valutazione anche intorno al nome di Rugani, ma la Juventus continua a chiedere al Barcellona e continua a lavorare in maniera serrata su Ivan Rakitic, ma a breve aggiornamenti anche sul nostro sito. Poi per quanto concerne l'asse col Paris Saint Germain si attendono novità sullo scambio secco in ballo De Sciglio eventualmente al Paris Saint Germain e Meunier alla Juventus. Mercato del Parma: il Parma non vende Caramo, come ha stretto ammesso il direttore sportivo Daniele Faggiano. Il Parma che è concentrato su Martin Skrtel, dopo il gran colpo d'Armian, dopo Pezzella, è concentrato su un nuovo obiettivo internazionale ed esperienza per la difesa dopo che Skrtel ha rescisso il suo contratto con l'Atalanta. Rispondiamo anche a Giuseppe che ci chiede del mercato del Cosenza, ovviamente un centravanti, si attendono novità, il Cosenza valuterà tutte le occasioni anche e soprattutto dall'estero. Per la Zarra non c'è nessun problema, manca solamente il transfer, e la novità che abbiamo raccontato ieri nel cuore della notte è che il Cosenza, nonostante l'arrivo di Greco, non avrebbe ancora mollato la presa per quanto concerne Lorenzo Krisedig, alla caccia di una nuova chance per rilanciarsi. Con questo, per il primo appuntamento video live per tutte le notizie dell'ultimo giorno di calciomercato dalla redazione di Calciomercato Report è veramente tutto. Vi ricordo un nuovo appuntamento live dopo l'ora di pranzo, ovviamente il live e tutte le indiscrezioni che potete trovare come sempre d'estate, d'inverno, noi ovviamente siamo... Ci ricollegheremo con... a breve ci ricollegheremo con... ricollegando con Simone Aiello. Salutiamo il direttore Attilio Malena. Eccoci Simone. Appena finito di parlare il direttore Attilio Malena, abbiamo anche dato anche a lui la parola tramite la pagina Facebook Calcio Mercato Report. Allora, continuiamo un pochino le notizie. C'è una preparazione, diciamo, per quanto riguarda la Roma, perché riuscirà a fare e a completare tutte le visite mediche e far apporre la firma ai suoi due nuovi giocatori, Kalinic e Mkhitaryan, perché Mkhitaryan sbarcherà alle 11:05 a Roma. Kalinic è sbarcato ieri sera, sta già facendo le visite mediche a Villa Stewart. La Roma farà in tempo a deposare i due contratti entro le ore 22. Sì, sicuramente sì. La Roma è riuscita a intavolare queste due trattative importanti, comunque, che gli permetteranno di avere un giocatore come Mkhitaryan nello scacchiere titolare di Fonseca, e Kalinic, che è un ottimo ripiego nel caso Dzeko dovesse infortunarsi o comunque per il turnover. Comunque sì, la Roma riuscirà a inserire in lega i cartellini dei due giocatori, e il colpo è davvero ottimo, dato che sono due giocatori con molta esperienza, molta qualità e molta duttilità tecnica, e dalla
notorietà europea davvero rilevante, e soprattutto Mkhitaryan permetterà a Fonseca di giocare un ottimo calcio offensivo e propositivo. Arrivano entrambi in prestito con diritto di riscatto, rispettivamente da Arsenal e Atletico Madrid, e la Roma riuscirà sicuramente a portare entrambi i cartellini in Lega per ufficializzare tutte e due le trattative. Allora, ti leggo i giornali un pochino, le prime pagine dei tre giornali importanti d'Italia, la Gazzetta dello Sport, fenomeno, Leclerc, cavallino trionfante, poi Serie A, Conte, Toro, ritmo Juve, Lautaro e Lukaku lanciano l'Inter, impresa Mazzarri con l'Atalanta, poi il Corriere dello Sport, in alto Charles Magno, l'Inter già in cima con Juve e Toro, vola Antonio, grande derby finisce pari, poi altre notizie, tutto sport, fantastico Leclerc è per Antoni, il giocatore che è morto, lo abbiamo ricordato ieri, siamo fermati proprio nella radiocronaca al minuto 19, tutto il minuto 19, due parti di tutto sport, in vetta anche l'Inter, Toro sei primo, la Juve sulla parte sinistra, sulla parte destra di tutto sport, la Juve compra in difesa Sprint Boateng, e poi c'è anche QS, quotidiano sportivo, cuore rosso a centro pagina, sempre di Charles Leclerc, Lautaro, Lukaku, l'Inter accelera, Icardi c'è, il Paris Saint-Germain ore decisive, e poi ti dico che il Monza, ieri c'è stato anche il presidente Berlusconi, c'è stato anche il presidente Berlusconi ieri a vedere la partita, molto importante. Simone, come commenti queste mie pagine dei giornali? Sì, oltre ovviamente alla Formula 1, di ciò che ha fatto la Ferrari, che sappiamo, le trattative continuano ad andare avanti e i giornali ci aiuteranno anche a tenerci aggiornati in base alla dura giornata di oggi, che comprenderà tantissime ufficialità e novità in tal senso. Se vuoi, ho delle novità. Vai. Ad esempio, la Fiorentina è stata per diverso tempo su Rafinha, non il giocatore del Barcellona, bensì quello dello Sporting Lisbona, e però l'esterno destro brasiliano non andrà a Firenze, bensì andrà in Francia, a Rennes, e ai portoghesi verranno versati 22 milioni più 3 di bonus, quindi sfuma un obiettivo della Fiorentina, ma ne arriva un altro, perché già ieri Vincenzo Montella l'aveva annunciato, un po' velatamente, ma comunque annunciato, e oggi invece diventerà ufficiale l'arrivo di Pedro dalla Fluminense. È un ragazzo giovane, è una punta, ma che può anche variare la sua posizione su entrambe le due fasce alte dell'attacco, e è un ragazzo giovane che arriva dal Brasile e può imporsi, si ritaglierà il suo spazio tra Boateng e Vlahovic soprattutto, e arriva in prestito con diritto di riscatto per una cifra di poco inferiore ai 15 milioni. Invece una notizia da ufficialità, un'ufficialità è quella di Llorente, che il Napoli ha già ufficializzato, sì, dopo essersi svincolato dal Tottenham, e un'altra è quella per quanto riguarda il calciomercato estero del Chicharito Hernández, che è arrivato a sorpresa a Siviglia, un giocatore con un sacco di esperienza che ha giocato anche nel Real Madrid e nel Manchester United, e è arrivato a Siviglia e sicuramente porterà tutta la sua esperienza anche a Siviglia. Allora, invece dal nostro sito, ultima notizia, scusami, sì, vai. È dalla Serie B, perché Diego Falcinelli potrebbe tornare clamorosamente a Crotone, lui che tanto aveva fatto bene nel 2017 a Crotone, e potrebbe tornarci. E invece un piano B, nel caso del Crotone non dovesse riuscire a riagguantare il pupillo, è lo Spezia, che proverà a inserirsi nella trattativa col Bologna
per riuscire ad agguantare una punta importantissima e che farà benissimo sicuramente in Serie B, come dico Falcinelli. Sì, questa l'abbiamo già letta, però ti do l'ultima, proprio l'ultima che proprio hai anche scritto tu, dell'arrivo di Mkhitaryan. A breve dovrebbe atterrare nella capitale, la notizia che trovi sul sito calciomercatoreport.it, come lo dico il sito calciomercatoreport.altervista.org. E allora io voglio chiederti un pochino, parliamo in generale del non delle squadre, ma del mercato complessivo. Facciamo un paragone nel mercato complessivo di prima, voglio chiederti della Serie B, come se il mercato complessivo Serie B, Serie C, ma anche del campionato di Serie D, voglio un tuo parere generalista per non entrare nel merito delle squadre, e poi parliamo della Serie A confrontata con gli altri grandi campionati, il mercato con altri grandi campionati. La qualità della Serie B si è innalzata notevolmente, secondo me, perché sia le neopromosse, ma anche quelle appena scese dalla Serie A, hanno cambiato tanto, ma sono comunque riuscite ad innalzare il livello. Prendo un esempio, l'Empoli, ad esempio, ha rivoluzionato tutta quanta la rosa, eppure ha una squadra che per la Serie B è davvero super competitiva e molto probabilmente tornerà immediatamente in Serie A, perché è una squadra davvero fin troppo potente per la Serie B. Comunque nel complesso tutte quante le squadre di Serie B hanno alzato l'asticella. Mi viene in mente anche la Cremonese, ma anche lo stesso Chievo Verona, che anche lui ha dovuto cambiare molti interpreti, ma è riuscito comunque a tenere uno standard alto. Comunque la Serie B, con gli spostamenti fatti di giocatori, è riuscita davvero a completare dei buoni scambi e a alzare il livello del campionato cadetto, e la sfida sarà davvero dura, e secondo me eccetto l'Empoli, che ha davvero proprio un 11 iniziale davvero devastante per la Serie B, tutte le altre squadre sono quasi dello stesso livello e la sfida sarà davvero davvero emozionante per vedere chi salirà in Serie A. E notevolmente anche la Serie A si è alzata di livello, perché la spesa fatta quest'anno è davvero esorbitante. Voglio farti proprio una domanda, siccome il mercato tutto quanto, diciamo, Serie A, Liga 1, Serie A, Liga 1, Primera División, che è Liga Spagnola, e altri campionati altri campionati importanti, si conclude oggi il mercato, mentre ricordiamo il calciomercato di Premier League si è chiuso il giorno prima dell'inizio del campionato, si è chiuso il giorno 8, giovedì 8 di agosto alle 17. Tu quel cosa come hai reputato, diciamo, visto che voglio un bilancio, perché già ormai possiamo parlare di bilancio per il mercato di Premier League, ti voglio prima fare un piccolo bilancio e poi voglio chiederti chi in questi campionati che concluderanno oggi sta facendo secondo te i colpi migliori, quale campionato, per esempio Serie A, Liga 1, Premier Division e altri. Ti dico Premier League, secondo me, dove sono stati fatti i rinforzi, e come lo ha detto Massimo Marianella quando era quasi finito il mercato di Premier League, io l'ho sentito e anche ho incontrato Marianella mesi fa, e abbiamo anche scambiato due chiacchiere, e Marianella, come ha detto, io me l'aspettavo un po' la sua frase, ha detto le squadre che fanno meno acquisti sono squadre che non vogliono tenere i loro pupilli. Lo ha fatto il Liverpool e devo dire che ha ragione, e secondo me il campionato inglese con la conclusione del mercato prima dà comunque a tutte le squadre tutto pari,
da tutte squadre pari, per esempio se fai un acquisto l'ultimo giorno di mercato prima del campionato e poi così le altre non si rinforzano, è brutto poi vedere per esempio una squadre di Serie A che fanno acquisti proprio oggi praticamente, e poi vedere altre che non sono riuscite a rinforzare per questione di ore e di tempo. Per me la Premier fa bene. L'Italia ci aveva provato l'anno scorso, ma nessuno aveva apprezzato, però secondo me, io poi non so se sei d'accordo con me, avrei fatto includere il mercato, dato che si è iniziato il 24, venerdì 23 alle 23, così si sarebbe anche dato... sarebbe messe squadre tutte quanti uguali praticamente, squadre avrebbero avuto già la squadra pronta per il fine mercato. Questo è il mio punto di vista su Premier League. Prima fammi un bilancio sulla Premier League e come è stato secondo te il mercato, e poi secondo te chi sta facendo il mercato migliore tra le quelle che concludono oggi il calcio mercato a partire dalla nostra Serie A e poi così via. Daniele, concordo con te per quanto riguarda la chiusura del calciomercato. Reputo che quello che stanno facendo gli altri quattro campionati maggiori di chiudere il mercato il 2 settembre sia esagerato, perché non c'era bisogno di così tanto tempo, e in Premier sono riusciti ad ammortizzare il tutto chiudendolo quasi un mese fa. Secondo me la logica sta nel mezzo, ovvero che la Premier avrebbe dovuto incontrare altri rappresentanti degli altri quattro campionati maggiori e cercare una sorta di via di mezzo, nel senso avremmo potuto tutti quanti chiudere il proprio calciomercato un giorno prima dell'inizio dei rispettivi campionati, o comunque in ogni caso portarlo avanti fino al 2 settembre è estenuante e porta davvero a pochi frutti, anche per gli allenatori, mi viene da dire, perché gli allenatori vogliono avere subito la squadra pronta con tutti quanti i giocatori. Se devono aspettare il 2 settembre, dopo due in Serie A, ma anche tre giornate negli altri campionati, per avere dei giocatori importanti arrivati all'ultimo, è davvero difficile farli integrare subito in squadra, il che rende tutto più complicato. Quindi non sono d'accordo a chiudere il calciomercato così tardi, andrebbe chiuso sicuramente minimo due settimane fa, sarebbe stato da chiudere, ma eventualmente anche prima, come hanno fatto in Premier. Allora, ti leggo un attimo il tweet che c'è stato qualche ora fa, praticamente un'oretta e qualcosa fa, di Aurelio De Laurentiis: benvenuto Fernando con hashtag ADL, e la foto di Fernando De Laurentiis che firma il contratto. Vai. Scusami se ti ho interrotto, ma ho dovuto leggere il tweet, e hanno anche scritto così su Facebook, SSC Napoli, sulla pagina Facebook, bandiera spagnola, benvenuto Fernando Llorente, taggando Fernando Llorente Official, che ha già messo tutto Napoli, hashtag Forza Napoli sempre, hashtag We are all brothers, hashtag One City, One Club, One Passion, welcome Fernando, bandiera spagnola sotto, e poi altre foto, poi te la farò anche, te manderò anche la foto, e Fernando Llorente ha messo tutto quanto del Napoli, 12 minuti fa ha tolto tutto quello delle altre squadre, ha messo solo Napoli, 21, questa è la copertina, 12 minuti fa con scritto Napoli e 21 minuti fa l'immagine di profilo ha ripresa quella del Napoli, welcome Fernando. Sì, riparlando del discorso di prima, riprendendolo, secondo me la Premier League si è rinforzata, sì, però come hai detto te e come ha giustamente ripreso Massimo Marianella... Ho ripreso di Massimo Marianella perché avendolo conosciuto ho capito che lui ci tiene molto a fare conclusioni di mercato prima e non dopo, da quello che sono riuscito a capire io. Certo.
E ha fatto benissimo, perché ha senso il discorso che ha fatto riguardante il Liverpool, ma prendendo anche in considerazione, secondo me, una squadra come il Tottenham. Nel senso, loro fanno pochi acquisti di mercato, giusto quei due o tre che servono proprio per puntellare la rosa e per concluderla. Il che però può servire soltanto a quelle squadre già competitive. Prendendo ad esempio... tutto quanto da capo. Prendendo esempio, che era caduta un attimo la linea. Vediamo se c'è Simone. Ad esempio l'Inter. Sì. Aspetta, ripeti, perché era caduta un attimo la connessione. Scusami, eh. Ok. Prendendo esempio invece l'Inter, ha avuto bisogno di rifondare tutta quanta la rosa, perché Antonio Conte necessitava di altri tipi di giocatore. Quindi, certo, conviene tenere i propri pupilli e puntellare la rosa con pochi elementi, però tante squadre non se lo possono permettere e devono intervenire molto sul mercato. Comunque reputo sia la Premier League che la Serie A, reputo che abbiano fatto entrambi i due campionati due ottime sessioni di calcio mercato, e secondo me la Serie A si è rinforzata davvero molto, perché ci sono due squadre come Napoli e Inter che contendono il titolo alla Juve, e secondo me si arriverà davvero a deciderlo davvero lontano. Per me maggio sarà fondamentale per decidere l'assegnazione del campionato, non come gli anni passati in cui la Juve aveva uno strapotere palese, e la corsa alla Champions diventa sempre più importante anche lì, perché il quarto posto è bramato da più di quattro squadre, secondo me, che lo possono contendere e lo vorranno a tutti i costi. Allora, ti leggo due ottime sessioni di calciomercato. Sì, ti leggo un ultimo, ultimissimo tweet di Attilio Malena, proprio di un minuto fa. Valzer, difensore in Serie B, Hotelu vicino alla Salernitana e Silvestre all'Ascoli. Quindi notizie davvero importanti. Notizie sono davvero importanti per la Serie B. Noi diciamo, allora, se riusciamo, allora non riusciamo a trovare nessuna immagine, prima immagine dell'arrivo del giocatore della Roma che sta per arrivare, che è Mkhitaryan. Non riusciamo a vederlo arrivato sei minuti fa a Fiumicino praticamente. Quindi, allora, stiamo per concludere, perché è la nostra prima oretta insieme. Allora, voglio innanzitutto ricordare gli appuntamenti sulla pagina Facebook inizia il campionato con le notizie su Twitter e su Instagram con campionato. Potete cercare al chiocciola campionato TV, tutte e due su i due social, anche sul miei profili, pagina Facebook Daniele De Conno, pagina Facebook De Conno Daniele su Twitter. E voglio ricordare le dirette anche di Calciomercato Report sul profilo Facebook, sulla pagina Facebook, Twitter e Instagram. Simone Aiello, ultime considerazioni per questa prima oretta di calciomercato. Sei in notizie? Questa nostra prima ora di diretta. Allora, al momento non ho notizie particolari, novità, però posso confermare che è una giornata davvero movimentata. E ho una notizia ultimissima ora: Icardi lascia l'Inter, ormai è fatta. Nel pomeriggio visite mediche col Paris Saint-Germain. E allora, quindi sì, è fatta. Sì, allora, è fatta ieri, e quindi praticamente il problema sarà Vandanara, che dice, per esempio, quando gioca la domenica sera il Paris Saint-Germain: oh, devo andare a Milano, seguo mio marito, vado da Pardo a Tiki Taka.
voglio anche... Esatto. Quindi allora, già, guarda, io voglio dire una cosa, già l'avevo anticipato a Tilio Malena sui social, tutto confermato che l'Inter... E diciamo che il lavoro di Calciomercato Report, anche grazie al direttore Tilio Malena, è stato fondamentale. Noi già lo avevamo fatto con Lukaku, se ben ricordi, se hai visto anche il profilo, avevamo fatto i profili social, avevamo fatto con Filippo Ferrante, avevamo anticipato Lukaku che era quasi fatta, quasi, e alle 18 si concluse tutto l'affare. Quindi stiamo portando a livelli importanti anche Calciomercato Report e anche la radio, quindi è qualcosa di importante. Simone Aiello, allora lo ringraziamo. Simone Aiello, oggi per questa prima oretta hai fatto tantissimo. Ricordo prossimo appuntamento dalle 15 alle 16, e poi questa sera avremo la squadra al completo per l'ultima. Allora, avremo due dirette oggi pomeriggio, una nel pomeriggio 15-16, l'altra 18-19, l'ultima. Che sarà l'ultima, sarà in via di definizione l'ultima diretta, perché vogliamo portare tutta la squadra al completo, quindi Simone, speriamo che di essere con tutta la squadra al completo questa sera a concludere il mercato, perché da quel di giugno al 2 di settembre abbiamo fatto un lavoro e lo stiamo facendo tuttora con la nostra diretta di mercato straordinario. Vuoi aggiungere qualcosa? Sicuramente stiamo facendo un bellissimo lavoro, speriamo di continuare bene, e nel caso ci vediamo stasera con tutti gli altri ragazzi. Allora, voglio innanzitutto, visto che ci sei, annunciare un appuntamento importante, perché abbiamo dal 9 di settembre torna Che Gol, programma dove si analizza il lunedì, e il venerdì torneremo in podcast, che andrà tutti i lunedì e venerdì alle ore 18, e con voi di Calciomercato Report abbiamo concluso un importante accordo dove analizziamo il calcio, non solo la Serie A, ma anche Serie B e Coppe. Analizzeremo quello che è accaduto e quello che accadrà nelle Coppe, quello che è accaduto nelle Coppe il venerdì e quello che accadrà nei campionati, quindi lo possiamo già dire. Certo. Quindi Simone Aiello è un altro delle perle che ci accompagnerà anche nella stagione, perché sempre un eccezionale lavoro. Grazie Simone Aiello, vi ricordo che a breve posteremo la diretta testuale di Calciomercato Report. Vi ricorderemo di seguire anche la diretta delle ore dell'ora di pranzo di Calciomercato Report, e potete seguirci su tutti i profili Calciomercato Report inizia il campionato, potete seguirci perché tutte notizie ve le daremo sempre. Ciao Simone, e ci vediamo questa sera se riusciamo a portare la squadra a completo, perché è difficile, ma ricordiamo appuntamento 15-16 per oggi pomeriggio. Ok, va benissimo. Ciao Daniele, grazie a tutti. E allora, gentilissimi ascoltatori, siamo stati un po' più in diretta, siamo venuti in più, ricordiamo, allora sta per finire la partita Italia contro Angola, Italia 90, quell'anno meraviglioso, e Angola 58, un minuto e 28 secondi, ma noi dobbiamo con i nostri tempi ringraziare tutti, perché siamo stati tutti magnifici, tutti in grande. Ringrazio tutti i colleghi, ringrazio anche Attilio Malena, Simone Aiello, Filippo Ferrante, gli altri che verranno. Allora, ore 15, dalle ore 15 alle ore 16 per la nostra seconda parte di Calciomercato Night, l'ultima giornata di mercato, ed è bellissima. Grazie, allora ci troviamo dopo nel pomeriggio con un'altra diretta importante, importantissima. Grazie a tutti e buon ultimo giorno di calcio mercato. Allora, vi dico proprio quanto manca
Manca allora alle 20 e alle 22 ancora. Ecco, forse vi riusciamo a portare quanto manca alla fine del mercato proprio in questi momenti, perché mancano alcune ore del mercato. Allora, vediamoci un'ultima notizia del direttore Attilio Malena. L'Inter non solo uscita, starebbe lavorando a una grande operazione per il futuro. Eccolo qui. Eccole qui. Vediamo. E allora, alla fine del mercato manca poco, manca pochissimo praticamente, manca pochissimo, è una bellissima, bellissima idea quella che fa, che sono tutti collegati. Allora, non riusciamo a capire quando esce il mercato. Allora, mancano per l'esattezza, stiamo aggiornando perché il countdown non è molto semplice il countdown. Ecco, mancano alcune ore alla fine del mercato, 10 ore 10 ore 50 minuti e 50 secondi alla fine del mercato. Ah, grazie, seguiteci sui profili Facebook Inizia il Campionato e la mia pagina, Inizia il Campionato, pagina Daniele De Conno, Twitter Campionato TV e Instagram Campionato TV, e sempre su Twitter la mia primo profilo Twitter Daniele De Conno Daniele. Grazie, siamo proprio in ritardo sulla chiusura, la regia ci facendo chiudi, grazie a tutti. Siamo oggi pomeriggio 15:16 Calcio Mercato Night con i colleghi di Calcio Mercato Report, per questa se dobbiamo essere noi a dare le ultimissime notizie. Grazie a tutti, a oggi pomeriggio e poi con una lunghissima serata. Se fai podcasting o ami il podcast che stai ascoltando, ti invito al Festival del Podcasting 2019, il 12 ottobre a Milano, una giornata di incontro tra podcaster indipendenti, editori, piattaforme e appassionati di podcasting. Biglietti e informazioni su festivaldelpodcasting.it. Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi, anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Leonardo Andreini e anch'io ascolto direttamente da Firenze tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Un saluto.